35 chilometri separano Città Sant'Angelo da Civitella Casanova. 40 minuti dividono questa sera Acqua Sapone e Civitella dai primi punti della stagione. Sullo stesso campo, per la prima volta in gara ufficiali, si troveranno di fronte le due portabandiera dell'Abruzzo nella nuova Serie A Planet Win 365 dal Pala Santa Filomena di Chieti. Buonasera da Matteo Santi e benvenuti ad Acqua Sapone Unicross Civitella Color Max Sickens, la partita inaugurale della Serie A 2018-2019. Cominciamo subito col botto, col nuovo derby d'Abruzzo con i campioni d'Italia in carica che durante questa campagna estiva si sono rinforzati. La matricola, il Civitella di Palucci, neopromosso, è chiamato quindi al battesimo di fuoco. Andiamo a leggere le formazioni, lo starting five dell'Acqua Sapone. Fiuzza, Frepali e non Mammarella out per un problema al collo del piede per uno scontro di gioco durante l'amichevole con il Futsal Cobà. Ercolessi, Lima, Murillo ed Oliveira. A questa Sapone che deve fare a meno anche di Luca Ian, appena tornato dal Brasile e con il rientro previsto per la Supercoppa. Jonas per un problema al caviglia, Casas per uno alla spalla, gli altri di mister Tino Perez, Trabucchi, Iervolino, Casciano, Puzzolino, Calderolli, Bertoni, Coco e Avellino. Civitella invece risponde con Mazzocchetti, Frepali, Rocchigiani, Fabinho, Coco e poi il doppio dell'ultimo secondo, quello tra Jelavic e Dodò Correia, che verrà sciolto soltanto all'ultimo da mister Palucci. A disposizione ci sono anche Gargantini, Romano, Curri, Morgato, Horvat, Don e Pavone. Civitella che deve fare a meno quest'oggi di Galliani, che è out per la rottura del crociato, verrà operato il 25 novembre. Sciolti anche gli ultimi dubbi relativi alle condizioni di Vitigno e Titon, che sono regolarmente in lista, ricordando che da quest'anno si va in 14 in lista. Sarà l'Acqua Sapone a dare il calcio d'inizio dell'incontro. Acqua Sapone in maglia bianco-celeste con D'Oliveira e Murillo sul pallone, come detto Fiuzza, Ercolessi e Lima a completare il quintetto. C'è Tony Jelavic per mister Palucci, che dunque ha sciolto la riserva dell'ultimo minuto. Mazzocchetti, Frepali, Jelavic, Fabinho, Rocchigiani e Coco Schmidt, grande ex di questa partita. È la gara inaugurale della Serie A Planet Win 365 2018-2019. Arbitrano i signori Beneduce di Nola, Acqua Fredda di Molfetta, il cronometrista e Ariasi della sezione di Pescara. Prima giornata di campionato che verrà conclusa tra le giornate di domani, sabato e lunedì. Domani tre match in programma: alle 20.30 Fel Diaboli Augusta e Catania Came d'Osson, alle 20.45 invece Pesaro Latina. Sabato in diretta su Sport Italia Real Arzignano Lollo Caffè Napoli e poi lunedì il Monday Night Real Rieti contro Lazio. Ricordando che quest'oggi è il varo della nuova Serie A Planet Win 365, con le gare che verranno date tutte in diretta sulla nuova pagina, la nuova casa del calcio a 5, PMG Sport Futsal. Fischio da parte del direttore di gara, comincia la Serie A 2018-19, l'Acqua Sapone a gestire il primo possesso dell'incontro. Murillo in banda per Gabriel Lima, che prova subito a lanciarsi, controllato bene da Fabinho, rimessa laterale in favore del Civitella, che come vedete gioca con questo completo che sfuma dal viola al giallo. Rimessa laterale affidata a Tony Jelavic, Coco Schmidt, Rocchigiani, Jelavic, contatto a palla lontana fra Murillo e Rocchigiani, tutto regolare per l'arbitro, prova ad andare Jelavic, tenuto bene da Gabriel Lima appena tornato dalla doppia amichevole della nazionale con il Belgio, un pareggio e una sconfitta per gli azzurri. Rimessa laterale per l'Acqua Sapone, sono passati 25 secondi dall'inizio della partita. Murillo, Ferrera, Gabriel Lima, De Oliveira, anche lui fresco di azzurro, l'imbucata per Murillo, spalle alla porta, viene chiuso, pallone che viene fatto riuscire all'indietro direttamente da Luan Felipe Fiusa, arrivato dal caos, portiere brasiliano che bene ha fatto durante questo precampionato.
tanto da meritarsi quest'oggi la titolarità, ricordando che Stefano Mammarella è tenuto in maniera precauzionale ai box in vista della UEFA Champions League, che la settimana prossima l'Acqua Sapone andrà a giocare a Cipro. Jelavic, deviazione di Giulio Miotti di Oliveira, rimessa laterale ancora per il Civitella Color Max Sickens. Mazzocchetti, Jelavic, pressione alta con la prima linea dell'Acqua Sapone che va a recuperare palla dentro per D'Olivera. Jelavic va a chiudere e poi allontana l'ex giocatore dell'IC Futsal. Chiusa D'Olivera, Ercolesi, pressione forte da parte di Fabinho, punizione, primo fallo subito da Marco Ercolesi. Murillo, Lima, Murillo, De Oliveira, Gabriel Lima, Ercolesi, palla sulle spalle di Fabinho, dentro per Murillo che aggancia il pallone, lo fa riuscire fuori da Ercolesi, occhio al suo sinistro, prova a esploderlo, recuperata da De Oliveira, forcing adesso dell'Acqua Sapone, chiusa ai suoi 10 metri il Civitella. De Oliveira gira da Murillo, imbucata per Gabriel Lima che prende linea e calcia fra le braccia di Mazzocchetti, il primo tiro in porta della stagione 2018-2019 è di Gabriel Lima, centrale però facile la parata di Mazzocchetti con Rocchigiani che è rimasto a terra dopo il contatto col capitano della nazionale italiana. Noi facciamo un salto a bordo campo da Francesco Corda, a cui do il buonasera. Sì, buonasera Matteo, buonasera a tutti i nostri utenti collegati con la diretta Facebook. Allora, mentre è pronto per il Civitella al bancone del cambio Dodò, la prima indicazione di Palucci, la prima strigliata è stata per Jelavic, pallone per linee centrali troppo pigro, dura reprimenda dell'allenatore al suo ultimo. Coco Schmidt, attaccato da Murillo Ferreira, alza il pallone e lo caccia via lontano, buono l'aggancio di Fabinho che prova a partire su Ercolesi che contiene di esperienza, pallone fra le braccia di Fiuzza che rilancia veloce cercando il movimento di De Oliveira, interviene bene Jelavic che concede solo rimessa laterale all'Acqua e Sapone. Lima, De Oliveira si prende il centro del campo, allarga per Murillo sotto la nostra postazione, imbucata per De Oliveira, fuori nuovamente da Gabriel Lima. Murillo con pazienza all'Acqua e Sapone, Ercolesi per De Oliveira, altro cambio di lato, Gabriel Lima si prende un po' di campo, c'è di lui, su di lui Rocchigiani, Murillo in parallela per De Oliveira addirittura di testa, poi Ercolesi, si ripiazza a metà campo il Civitella, Lima, Murillo, Ercolesi, bella la solata per Lima che cerca il rimorchio di De Oliveira, arriva con una frazione di ritardo Giulio Miotti De Oliveira, bella giocata dell'Acqua e Sapone, è mancato un pizzico di tempismo. Ercolesi, De Oliveira, controllo e scarico, nuovamente Ercolesi, Murillo, Ercolesi, Lima, Murillo, Lima si accentra, continua il possesso palla dell'Acqua e Sapone senza però riuscire a trovare fin qui la profondità, ma non si scompone la squadra di Tino Perez, ecco la palla per Gabriel Lima che è l'uno contro uno con Coco Schmidt, in buca per De Oliveira, fa buona guardia a Jelavic che prova a uscire palla al piede, nulla di fatto, Lima, De Oliveira sul secondo palo, Murillo, il rimorchio di Ercolesi e calcia, l'Acqua Sapone in vantaggio dopo 2 minuti e 24 secondi, l'Acqua Sapone sblocca il parziale 1-0, Marco Ercolesi, Mancino da parte del numero 2 dell'Acqua Sapone che come detto non si è scomposta, ha continuato a girare il pallone e alla fine è arrivato lo spazio per liberare il mancino di Abano Terme e la palla in fondo al sacco, 3 e 24 sul cronometro, l'Acqua Sapone è in vantaggio, il primo gol della stagione dei campioni d'Italia lo realizza Marco Ercolesi, prova a rispondere subito il Civitella. Jelavic di prima attenzione, bene per Fabinho, spalla la porta, sul secondo palo il neo entrato Giuseppe Curri che era partito alle spalle di De Oliveira, si affacciano avanti la squadra di Palucci che prova a rompere il ghiaccio e time out chiamato dalla panchina del Civitella, lo andiamo a sentire grazie al nostro Francesco Corda a bordo campo, quasi 4 i minuti sul cronometro, 1-0 per l'Acqua e Sapone.
prendiamo le pallonate quando dobbiamo prendere pallonate. Niente paura qua in mezz'ora, la 5, subito la 5, facciamola bene. Quindi Tony, batte, Coco, tu, disturbo, Fabio, ci siamo? Ok? Andiamo, decisione, Dai. Fabio. E ha disegnato uno schema mister Palucci in occasione di questa rimessa laterale. Nel frattempo abbiamo avuto forse un dubbio nella deviazione di Murillo, rivedendo il gol dell'Acqua Sapone proprio sotto porta. Si riparte con la rimessa laterale in favore del Civitella. C'è Jelavic sul punto di battuta. Coco Schmidt sterza, calcia in porta, Fiuza non trattiene, poi Lima allontana il pallone in porta! Aveva messo il portiere di movimento con Dudu Morgado, l'Acqua Sapone riesce a trovare il gol del raddoppio. Gabriel Lima, è 2-0 e adesso si fa dura per il Civitella. 1-2 micidiale dell'Acqua Sapone. Civitella che ha provato col portiere di movimento, nulla di fatto, mezzo suicidio qui per Palucci. L'Acqua Sapone che allunga, 2-0 dunque quando siamo entrati nel quinto minuto di questo primo tempo. Murillo cerca un tunnel ai danni di Curri, nulla di fatto. Fabinho senza appoggi, pressione alta dell'Acqua Sapone, in fiducia dopo il gol del raddoppio. Gabriel Lima, sovrapposizione di Murillo, eccolo servito, cerca il sinistro, il pallone non è uscito, conquista una rimessa laterale all'altezza del calcio d'angolo. Lima veloce per Murillo, la dormita del Civitella, adesso anche forse un po' scosso dall'1-2 micidiale dell'Acqua Sapone. Prima Ercolessi, poi Gabriel Lima. Lima va dall'angolo al volo di Oliveira, colpisce male con il destro, pallone ampiamente sul fondo. E primi cambi anche per l'Acqua Sapone. Dentro Bertoni, Cuzzolino, Avellino e Calderolli. In mezzo alle linee Coco Schmidt cerca una veloce, pallone fra le braccia di Fiuzza. Avellino, Calderolli, Bertoni alza la testa, servendo ancora Cuzzolino. Calderolli, Bertoni. In questo momento nel quartetto di movimento dell'Acqua Sapone, due campioni d'Italia in carica e due acquisti del mercato. E che acquisti, il duo argentino Avellino Cuzzolino. Recupera palla il Civitella, difende palla Dodò Correia, trova Fabinho, pronto a entrare anche Horvat sulla panchina del Civitella. Eccolo servito, l'ex giocatore del Milano Matej Horvat, croato nativo di Zagabria. Rimessa laterale per l'Acqua Sapone. L'arbitro si assume la responsabilità di aver indicato male in un primo momento. La rimessa è in favore del Civitella. Falso esordio anche l'ex giocatore del Caos Titon, rinforzo a disposizione di Palucci, grande stagione lo scorso anno in maglia Caos. Si affaccia in avanti Civitella, Correia, Horvat in fascia contro Avellino, rientra sul mancino, prende il centro, ma c'è Calderolli che fa buona guardia. Cuzzolino in banda, il pallone di ritorno di Bertoni, ancora per il campione del mondo con l'Argentina nel 2016. Altra rimessa in favore dell'Acqua Sapone, 5 minuti e 30 sul cronometro, sempre 2-0 per i campioni d'Italia in carica, che hanno subito indirizzato la partita nella loro direzione. Avellino corto per Calderolli, doppio scambio, ancora Avellino a calciare con il destro murato da Jefferson Titon. Avellino cerca il movimento di Edgar Bertoni, nulla di fatto. Bertoni che lo scorso anno, vincendo lo scudetto, ha raggiunto Nora e Onorio nella speciale classifica dei giocatori con più scudetti nella storia del calcio a 5 italiano. Qui va al recupero del pallone Calderolli, fallosamente secondo il direttore di gara, prova a battere veloce il Civitella. Titon in mezzo alle linee per Dudu Morgado, il pallone ancora buono, Titon calcia in porta direttamente sul fondo, non può intervenire Fiuzza. Il pallone è largo un metro,
alla sua sinistra. Cuzzolino. Bertoni. Calderoli. Ancora questo possesso, palla vorticoso dell'Acqua Sapone. Cuzzolino cerca profondo Bertoni. C'è Mazzocchetti. Titoni, fascia. Punta Avellino, non passa. Il pallone torna nuovamente fra le braccia di Mazzocchetti. Arrivato in Serie B al Civitella. Civitella che ha fatto una doppia scalata. Il primo anno di A2 è subito riuscito a conquistare la promozione, arrivando in Serie A. Questa squadra di un piccolissimo paese, solamente 1700 anime, che può vantare la squadra nel massimo campionato. Matteo, una curiosità, Lima e Ercolezzi che in questo momento sono in panchina hanno discusso di una particolare tattica di gioco, di un, probabilmente un movimento. Per spiegarsi meglio con il compagno, Lima si è fatto consegnare dallo staff dell'Acqua e Sapone la lavagnetta di Tino Perez e si è messo a spiegare il movimento proprio alla lavagna. Chissà che non ci sia un futuro da tecnico allora per Gabriel Lima. Nel frattempo Horvat in pressione su Fiuza, che è costretto a sparacchiare lungo. Dodò Correia dentro per Horvat, spalle alla porta, prova a far valere il fisico, la sua lata è imprecisa, Titone in ritardo, Avellino buca per Calderoli, tutto solo, cerca ma non trova Bertoni, troppo arretrato l'assist di Calderoli, grande occasione per l'Acqua Sapone, la si era fatta trovare troppo, scoperta al Civitella in questa ripartenza. Morgado, Titon, corto nuovamente da Morgado, sovrapposizione di Titon, calcio in porta, occasione sul fondo dell'ex giocatore del Caos, nulla di fatto. Cuzzolino, Calderoli, Bertoni, Cuzzolino, grande palla per Calderoli, cerca lo stop con l'esterno, nulla di fatto. Ottavo minuto in corso di questo primo tempo, sempre 2-0 per l'Acqua Sapone, che a cavallo fra il terzo e il quarto minuto ha compiuto un micidiale 1-2 firmato Ercolessi Lima. Prova a imbucare Titon, l'arbitro dice aspetta un attimo, rimessa che viene ripetuta, sempre Titon, salta corto da Correia che cerca il cambio di lato, una buona idea ma non c'è nessuno per Civitella dall'altro lato. La palla regalata allora all'Acqua Sapone. Acqua Sapone che ha conosciuto l'avversaria della Supercoppa la settimana scorsa a Prato. Il Napoli ha battuto 4-3 la Came d'Ossone nello spareggio. E il primo novembre l'Acqua Sapone riceverà proprio il Napoli per giocarsi il primo titolo della stagione. Coco Schmidt rischia tantissimo in area di rigore sulla pressione a zona della prima linea dell'Acqua Sapone, con Bertoni e Cuzzolino vicinissimi al recupero del pallone. Con esperienza Coco Schmidt è riuscito a cavarsela, buttato fuori il pallone e rimessa laterale, movimento di Avellino, c'è Bertoni tutto solo, pallone dietro da Cuzzolino che si rifugia da Felipe Fiusa. Cuzzolino, Calderoli, Cuzzolino, taglio di Calderoli, pallone per Bertoni, cambio di lato proprio per Calderoli, leggermente impreciso il servizio del numero 15, rimessa laterale per il Civitella. Morgado, Titon, Morgado, ancora Titon, sempre la pressione altissima dell'Acqua Sapone, Calderoli, Cuzzolino, termina giù, vediamo un po', giallo per Leandro Cuzzolino che non protesta neanche. Simulazione secondo il direttore di gara. 11:53 al termine del primo tempo, cartellino giallo per Leandro Cuzzolino, reo di aver simulato in area di rigore, ha cercato di ingannare il direttore di gara che però era proprio lì ben piazzato, non si è fatto trarre in inganno. Horvat, raddoppiato Murillo, ruba il pallone e riparte, ancora Murillo, si accentra, termina giù, è tutto regolare. Morgado,
Titon, fallo questo sì di Murillo. E allora punizione, secondo fallo commesso dall'Acqua e Sapone, e anche un richiamo verbale per il capitano dell'Acqua e Sapone. Chiedeva il giallo Matteo la panchina del Civitella, perché secondo i ragazzi di Palucci Murillo ha fatto deliberatamente fallo. Punizione affidata a Coco Schmidt, pallone corto per Morgado. Horvat si sovrappone Coco, si accentra Horvat, non ha spazio, Franco bollato a lui e c'è Ercolessi. Titon punta in banda ad Olivera, passa e poi va a chiudere Murillo. Il pallone è ancora buono, non per l'arbitro, vediamo un po', rimessa dal fondo, sì, per l'Acqua e Sapone, segnalata con una frazione di secondo di ritardo. Lima, De Oliveira, parte Ercolessi, corto per Murillo, continua incessante col suo 4-0 l'Acqua e Sapone. Ercolessi, Murillo, Lima, non appoggi, corto, trova in qualche modo Murillo che riesce a liberarsi della pressione, sale adesso il Civitella che ricordiamo è sotto 2-0 quando siamo per arrivare a metà di questo primo tempo. Morgado si accentra, va sul sinistro, allarga il gioco per Coco Schmidt, nuovamente per Dudu Morgado, corto per Coco, cerca il pallone sotto le gambe di De Oliveira, ricacciato indietro il Civitella. Coco, Titon contro Ercolessi, ancora Coco a far da metronomo, rientrato Fabinho sempre dietro da Coco, 5 anni per lui all'Acqua e Sapone, portato qui da Max Bellarte. Calcio d'angolo per l'Acqua e Sapone, in difficoltà il Civitella nel giro palla, sul punto di battuta Murillo, movimento di Oliveira, il pallone dietro da Gabriel Lima, quasi all'altezza del centrocampo, si prende un po' di spazio il capitano della nazionale. E allora Murillo, nuovamente Gabriel Lima, studia il movimento dei compagni, Murillo in bucata, Ercolessi vede la deviazione, si accontenta della rimessa laterale. Murillo, Lima, ancora per Murillo, in banda Lima, finta di calciare, poi perde il tempo dell'impatto col pallone, sfera che termina sul fondo, sempre 2-0 per l'Acqua e Sapone. Torna in campo Tony Jalavitz per il Civitella, Mazzocchetti lancia lungo dove non c'è nessuno, chiara la difficoltà del Civitella nel far gioco contro l'Acqua e Sapone, che ha letteralmente apparecchiato la partita nei primi 3 minuti. Adesso si fa durissima a risalire la china per il Civitella, costretto a inseguire sotto 2-0, freddato da Ercolessi e Gabriel Lima, ricordando che il 2-0 dell'Acqua e Sapone è arrivato forse su una forzatura del Civitella, che ha chiamato time out su una rimessa laterale, ha inserito il portiere di movimento, è stata bravissima l'Acqua e Sapone nel recuperare subito palla, una parata imprecisa di Fiuzza che però ha favorito Lima, che con grandissima qualità a tutto campo ha calciato di destro, trovando la porta sguarnita per il raddoppio dei campioni d'Italia in carica. Qui prova a lanciarsi Lima in fascia, spalla contro spalla con Fabinho, con questa rimessa laterale sembra in grande condizione Gabriel Lima. Angolo di Murillo, il pallone per Ercolessi al volo col mancino, pallone sul fondo, prova a battere veloce Mazzocchetti, dall'altra parte del campo per Jalavitz, in uno contro uno isolato con Ercolessi, recupera però l'Acqua e Sapone, allora cambio di lato, Fabinho prova a partire su Murillo, mette dentro, ma Murillo non si fa sorprendere, in scivolata concede solo calcio d'angolo quando abbiamo superato la metà della prima frazione di gioco. Siamo 2-0 per l'Acqua e Sapone a 9:24 dall'intervallo. Angolo della Civitella, recupera subito Murillo che cerca ma non trova De Oliveira, al limite va giù Coco, conclusione di Titone, attento Fiuzza, poi allontana Gabriel Lima, Mazzocchetti blocca senza problemi. Coco, Jalavitz, Titon chiama l'1-2 a Coco, passa Titon alle spalle di Ercolessi, Titon si presenta tutto solo davanti a Fiuzza, ma calcia di destro sul fondo, grande occasione per il Civitella di tornare in partita, si è fatto prendere in mezzo Ercolessi dall'1-2 chiamato da Titon a Coco Schmidt, si è presentato solo contro Fiuzza, l'ex giocatore del Caos che non è stato freddo a sufficienza, ha aperto troppo l'interno, il pallone è sfilato sul fondo. Lima, Ercolessi in parallela per Lima, nulla di fatto, Titon, parte Jalavitz che serve Fabinho, ancora di ritorno da Jalavitz, nulla di fatto,
Altra buona occasione del Civitella, e chissà che l'acqua e sapone non abbia leggermente allentato la presa sulla partita. Forte del 2-0. Due ottime occasioni per il Civitella, che si sta sciogliendo. Qui Lima prova la sua classica giocata in banda, recupera Titon, e allora Coco corto nuovamente a Titon, momento favorevole al Civitella che prova a tornare in partita, in bucata, nulla di fatto, il pallone è fatto riuscire ancora dal Civitella, Jelavic per Titon, che si sta prendendo la squadra sulle spalle, Coco Schmidt sempre per Titon, al limite calcia col destro, trova una deviazione, calcio d'angolo per il Civitella. Matteo, gesto di stizza di Palucci al gol sbagliato da Titon, ma è soddisfatto di quello che sta vedendo ora l'allenatore del Civitella, ha ripetuto più volte negli ultimi secondi, così, così, giochiamo così. Angolo affidato a Coco, pallone alto per Jelavic che svirgola al volo col sinistro, pressato anche da Gabriel Lima che poi termina giù, credo abbia preso un calcione proprio sul tiro di Jelavic. Fa sedersi in panchina Lima, anche perché l'acqua e sapone come prima cambia tutto il quartetto insieme. Tornano Calderoli, Bertoni, Avellino e Cuzzolino. Coco, Jelavic, Coco Schmidt prova a spingere dentro per Fabinho, prova a centrarsi sul destro, lo scaglia, chiude Calderoli, Dodò Correia contro Bertoni, trova Coco, recupera l'acqua e sapone, Cuzzolino non riesce a ripulire per Bertoni, la rimessa ancora per il Civitella. 8 minuti all'intervallo, 2-0 per l'acqua e sapone, ma una fase di partita positiva per il Civitella, due volte vicino al gol che avrebbe accorciato le distanze, soprattutto con Titon che solo contro Fiuzza si è fatto ipnotizzare cacciando sul fondo. Jelavic dentro per Fabinho, va Alex Cisternino, il pallone fuori per Coco Schmidt, dentro il pallone, Calderoli a chiudere su Dodò Correia, poi Jelavic ancora per Fabinho che sta creando non pochi grattacapi alla difesa dell'acqua e sapone, si svita sul destro Fabinho, conclusione sul fondo, altra ottima occasione capitata sul piede dell'ex pivot del Cisternino. Avellino, Cuzzolino, taglio forte di Bertoni che prova a scappare in parallela, mette dentro Bertoni, in scivolata lo accompagna Dudu Morgado, rimessa laterale per l'acqua e sapone che torna ad affacciarsi in avanti con la rimessa affidata a Leandro Cuzzolino, doppio scambio con Bertoni, pallone fuori da Avellino, Calderoli rientra sul destro, in buca per Bertoni, cerca spazio sul mancino, non c'è, allora si rigira fuori da Avellino, ancora Bertoni lungo la banda, non passa su Jelavic che conquista anche la rimessa laterale in fiducia. Adesso il Civitella, nonostante il punteggio, non le sorrida. Matteo, altro conciliabolo sulla panchina dell'acqua e sapone, Murilo Lima con il capitano dell'acqua e sapone che stavolta ha preso lui la lavagnetta, però in questa circostanza a un certo punto è intervenuto anche Tino Perez a dire la sua e a dare indicazioni. Correia dentro per Fabinho, riuscito ancora bene il pallone il numero 9 del Civitella che sterza in mezzo al campo, Bertoni forse con un braccio, sì, fallo è il terzo commesso dall'acqua e sapone in questo primo tempo, giallo anche per Edgar Bertoni, secondo ammonito dell'acqua e sapone dopo Cuzzolino che si è beccato il giallo per una simulazione, qui fallo di mano di Bertoni che ha bloccato sul nascere la circolazione di palla del Civitella, e allora secondo ammonito della partita. Fabinho, ottimo impatto sulla partita di Fabinho, riceve palla su Avellino, si gira sul destro, calcio ancora una volta, ma l'ex capitano del Latina va a chiudere in rimessa laterale. Lo scorso anno al caos Lucio Avellino ha vinto una coppa della divisione, ex compagno di Titon, quest'oggi avversari due. Fabinho col destro, deviazione, Avellino ancora a chiudere, poi Bertoni con l'esterno, trova Calderoli, rientra su Jelavic, termina giù, fallo, sì, fischio da parte del direttore di gara, secondo fallo commesso dal Civitella, questa volta lo ha speso Jelavic a metà campo su Fabrizio Calderoli. Bertoni, Avellino, bel taglio per Cuzzolino che però non riesce a stoppare Fabinho prima di Mazzocchetti, trova Jelavic, scucchiaia in avanti ancora per Fabinho, Avellino ringhia di testa, strappa il pallone, e allora Cuzzolino con calma per Calderoli che ha un po' di spazio lungo la sinistra, se la prende tutta, poi va da Cuzzolino, cambio di lato, Bertoni
velo di Avellino, Cuzzolino nuovamente per Luciano Lucio Avellino, Calderolli contro Fabinho, le finte di Calderolli, Bertoni, corto per Cuzzolino, in mezzo alla linea, splendido per Calderolli, una serie di rimpalli, alla fine recupera palla a Civitella, ne nasce un 3 contro 2, Fabinho allarga per Jalavic, manda per terra Cuzzolino e poi Fiuzza ben piazzato, poi Fabinho ancora col destro, colpisce Dodò Correia, la rimessa per l'acqua e sapone, e qui ha rischiato non poco sulla ripartenza del Civitella, nulla di fatto però. Cuzzolino, Bertoni alza il pallone, Correia sinistro sul fondo, non c'è fallo di mano come chiesto dalla panchina dell'acqua e sapone di Dodò Correia, che poi non ci ha pensato su due volte, ha scagliato il mancino, pallone non lontano dal palo, sembrava però in traiettoria Fiuzza, qui Cuzzolino lancia in avanti per Calderolli, sulla seconda palla Bertoni, imbucata a Calderolli, grande parata di Mazzocchetti in uscita su Fabrizio Calderolli, può spingere il Civitella, vediamo che fa Morgada, cambia di lato male però, allora Avellino recupera palla, termina giù un fallo commesso da Matej Horvat, adesso i ritmi si alzano, una bella partita qui al Palla Santa Filomena, 5 minuti e 25 all'intervallo, 2-0 per l'acqua e sapone. Pronto a rientrare tra i campioni d'Italia il quartetto iniziale, Matteo. E acqua e sapone che ha delle rotazioni profondissime, cambia di 4 in 4, tanti giovani anche in roster quest'oggi per mister Tino Perez come Trabucco, Iervolino, Casciano e c'è anche Gabriel Miraglia in panchina, l'ultimo arrivato nel mercato estivo dell'acqua e sapone che da due giorni è diventato papà della piccola Anna. Prova ad andare in fascia di Ton, viene chiuso da Cuzzolino, si trascina il pallone fuori Jefferson Titon, ricordiamo che acqua e sapone quest'oggi deve rinunciare a Mammarella, Luca Ian, Jonas e Casassa, quattro assenze veramente di assoluto spessore. Ercolesi, Murillo, siamo entrati negli ultimi 5 minuti del primo tempo, 2-0 per l'acqua e sapone. Lima, grandissima palla per Murillo che si libera alle spalle di Titon, poi aspetta l'arrivo dei compagni, trova De Oliveira, di tocco al volo per Ercolesi, tutto col mancino, in parallela ancora per Murillo, fa scudo col corpo su Titon, non c'è fallo dell'arbitro, allora può spingere Titon in fascia con Trecoressi, velocissimo Titon, ma Fiuzza ha letto alla perfezione la situazione, ha sparato lontanissimo, il pallone è terminato sul fondo, forse ha toccato il soffitto del Palla Santa Filomena addirittura prima di spegnersi oltre la linea di fondo campo. Sì Matteo, scusami, si riprende con una rimessa laterale, tra le rotazioni dell'acqua e sapone ricordiamoci oggi c'è anche Coco Wellington che se non ho visto male non ha ancora visto il parquet quest'oggi. Coco Wellington che è stata una delle armi a disposizione di Tino Perez nella cavalcata che ha portato l'acqua e sapone a vincere lo scudetto lo scorso anno, evidentemente anche lui non al meglio della condizione quest'oggi, ricordando che l'acqua e sapone settimana prossima andrà a giocare la Champions League a Cipro, esordirà il 3 ottobre con l'Uddevalla, gli svedesi, poi il 4 contro i bosniaci del Mostar e infine il 6, l'ultima gara contro i padroni di casa dell'Apol Nicosia. Nel frattempo calcia dalla distanza Gabriel Lima, piedone aperto di Mazzocchetti a deviare in rimessa laterale, Lima per Murillo, intercetta Morgado dietro il pallone per Fiuzza, lancio lungo di Fiuzza dietro da Lima, ci ha pensato De Oliveira con la testa, un po' in difficoltà ora l'acqua e sapone sulla pressione a tutto campo del Civitella, qui Lima infatti sparacchia nel nulla, pallone direttamente fra le braccia di Mazzocchetti. Coco Schmidt rischia, De Oliveira col destro murato da Dudu Morgado, calcio d'angolo per l'acqua e sapone, con questa prima linea zona creano non pochi pensieri alla circolazione di palla del Civitella. Angolo di Murillo, dentro per Lima, bel destro da parte del numero 3, non ha chiuso sul secondo palo Ercolesi e si è disperato, pallone sul fondo, Mazzocchetti, Titon, ancora De Oliveira a recuperare alto questo pallone, forse subisce fallo, non per l'arbitro, pallone sparato in tribuna da Mazzocchetti,
Incredula Matteo la panchina dell'Acqua e Sapone, era sembrata evidente la strattonata su Giulio De Oliveira. Lima dentro ancora per De Oliveira, arriva Ercolessi, lo stesso schema che ha portato all'1-0. Stavolta il mancino di Abano Terme viene murato. E allora rimessa laterale per il Civitella, 3:35 al primo intervallo. Jelavitz sul punto di battuta. Nel frattempo bisogna asciugare, credo, una pozza di sudore in mezzo al campo. E allora un attimo di interruzione. Sì Matteo, poi qui proprio a fianco alla nostra postazione Palucci ha invitato Titon ad appoggiarsi su Horvat quando il pivot è libero. Coco, pivot che ha creato non pochi pensieri questo primo tempo alla Acqua e Sapone, più che con Horvat, forse con Fabinho. Qui Horvat sbraccia un po' troppo, l'aveva cercato così come richiesto da mister Palucci il Civitella, sbracciata però su Marco Ercolessi, punizione, quarto fallo del Civitella, ferma a quota 3 l'Acqua e Sapone, che è stata brava a non caricarsi eccessivamente di falli dopo che ne aveva raggiunti 3 nei primi minuti della partita. Lima prova a passare su Horvat, l'ultimo tocco, vediamo un po', è di Horvat che chiedeva invece la rimessa laterale concessa all'Acqua e Sapone. Unigross, va Lima, Ercolessi, Murillo, Lima, De Oliveira, partono in due, la palla dietro da Murillo, imbucata profonda per De Oliveira, destro murato da Tony Jelavitz, che non si è fatto sorprendere dal taglio di Giulio Miotti. De Oliveira a questa Sapone che conquista una rimessa laterale, 2:56 all'intervallo. Cercolessi sul punto di battuta, scadono i 4 secondi, non c'è stato il movimento richiesto sullo schema dell'Acqua e Sapone. Rimessa girata in favore del Civitella, che gira con Jelavitz, profondo per Horvat contro Murillo, ma non è fatto riuscire per Dudu Morgado. Rischia tantissimo sulla pressione a zona di Lima, ancora Calderoli al recupero del pallone, arriva Lima a tutta velocità, servito, controllo il pallone sul secondo palo per Calderoli che era andato a chiudere scivolata, si è salvato Civitella, prova a spingere Morgado, c'è Horvat lungo la banda con l'esterno per Titon, gran recupero di Lima, Morgado una finta, allarga ancora per Horvat col tacco in angolo da Jelavitz, c'è Fiuzza ben piazzato sul primo palo, solo calcio d'angolo per il Civitella che appunto con questa ripartenza, altra interruzione, altro spazzolone credo che debba entrare in campo per asciugare sulla scivolata in mezzo all'area di rigore di Gabriele Lima. Avvicendamento nelle fila del Civitella, rientra Fabinho per Horvat su questo calcio d'angolo. Jelavitz per Morgado, deviazione, corner ancora, sarebbe importantissimo per il Civitella trovare un gol in questo finale di primo tempo per provare a rimettersi in partita. Jelavitz ancora dal corner, ancora Giulio De Oliveira, Morgado, Jelavitz in buca, bene per Fabinho, il pallone si impenna, Fiuzza, forse calcio d'angolo, non per l'arbitro, mi è sembrato l'ultimo tocco fosse stato di Calderoli, non per il direttore di gara, Fabinho non riesce a tenere il pallone in campo. Francesco, grandi proteste dalla panchina del Civitella. Sì, grandi proteste, come hai sottolineato tu, volevano l'angolo, ma è arrivato proprio sotto la panchina l'arbitro Beneduce Di Nola, che anche adesso sta parlando col Palucci, ha detto no, non ha toccato, per me non ha toccato, non era angolo. Dall'altra parte del campo invece viene ripreso anche Dudu Morgado, che protestava per la medesima cosa. Si riparte con una rimessa laterale in favore dell'Acqua e Sapone quando stiamo per entrare negli ultimi 120 secondi di tempo effettivo di questa prima frazione di gioco, con l'Acqua e Sapone in vantaggio 2-0 sul Civitella grazie ai gol di Ercolessi e Lima. Murillo, cambio di lato per Calderoli, pallone rimane in campo, vaccina Calderoli, rientra, prova ad andare via in banda, cerca un tunnel ai danni di Fabinho, nulla di fatto, il pallone è buono, si gioca Jelavitz per Fabinho che spinge in fascia, Murillo però ben piazzato e controlla, arriva Titon, ma Murillo con una saggezza
unica, riesce a ripartire, poi prova a lanciarsi palla al piede solo contro tutta la difesa dell'Acqua Sapone, non esce nulla di buono. Rigore a palla Civitella, Fabigno si fa vedere l'area di rigore, Morgado non riesce a servirlo, rimessa laterale all'altezza del corner per il Civitella. 1-22 all'intervallo. Jalavitz fuori per Titon, imbucata Fabinho, profondo contro Bertoni, fa uscire nuovamente da Jalavitz, di butta Toni Jalavitz, rimette in partita il Civitella, 1-15 all'intervallo, 2-1, accorcia le distanze la squadra di Palucci. E l'avevamo detto, sarebbe stato importantissimo per il Civitella provare ad accorciare le distanze prima dell'intervallo. A forza di provarci la squadra di Palucci ci è riuscita. Toni Jalavitz realizza il primo gol in Serie A storico del Civitella, e dunque 2-1 quando siamo entrati nell'ultimo minuto della prima frazione di gioco. Jalavitz in avanti per Fabinho che chiedeva pallone su piedi, nulla di fatto. Fiuzza che nulla ha piovuto sul gol di Jalavitz, una gran puntata da parte del giocatore croato che si è andata a spegnere proprio all'angolino. Bella palla intanto di Calderoli per Cuzzolino, si lancia sul secondo palo Bertoni, Avellino, ora Bertoni cerca spazio per il destro, prova a imbucare, ultimo tocco proprio del sei volte campione d'Italia, rimessa laterale in favore del Civitella, 39 secondi all'intervallo. Morgado lungo in avanti, non può arrivare Fabinho, 37 secondi al suono della sirena. Cuzzolino, Avellino, sterza, buca per Bertoni, molto profondo il numero 15, punta Morgado, Calderoli sul destro, Calderoli, bravo Jalavitz a tenere, ripartenza del Civitella, 20 secondi all'intervallo, Jalavitz dentro per Fabinho, Cuzzolino chiude alla grande, mentre sicuramente bisognerà asciugare il parquet sulla scivolata di Bertoni che alle spalle di Cuzzolino era andata a chiudere. 19 secondi al suono della sirena dell'intervallo, è cambiato il parziale, lo ricordiamo qui al Pala Santa Filomena di Chieti, questa prima giornata della Serie A Planet Queen 3-6-5, prima partita, l'esordio dei campioni d'Italia. Il Civitella ha accorciato le distanze sull'Acqua e Sapone, siamo 2-1. Rimessa laterale affidata a Coco Schmidt, fuori per Jalavitz, sinistro, Fiuzza non trattiene, blocca in due tempi, poi Cuzzolino lancia lungo per Calderoli, Mazzocchetti gli rovina addosso colpendolo un pallone di testa, poi terminano tutti e giù a terra, scontro durissimo fa Fabrizio Calderoli e Mazzocchetti, rimangono entrambi a terra, per gli arbitri non c'è stato fallo. Entrano entrambi gli staff sanitari per sincerarsi delle condizioni dei due giocatori, impatto durissimo fra Mazzocchetti e Calderoli, si rialza il primo, rimane a terra Mazzocchetti, Calderoli va a sedersi in panchina, credo un colpo di frusta per lui. Mentre Mazzocchetti rimane giù, eccolo che si rialza, preventivamente si era scaldato Pavone lungo la panchina del Civitella, si ripartirà con una semplice rimessa laterale in favore dell'Acqua Sapone. Morgado guarda l'arbitro e dice occhio e blocchi, parte Avellino, pallone fuori, Bertoni col sinistro, gran conclusione, ma palla sul fondo, allora Mazzocchetti lancia lungo, Fiuzza sale di testa benissimo, 4 secondi all'intervallo, finale emozionante di prima frazione al Pala Santa Filomena fra Acqua Sapone e Civitella, 2-1 il punteggio, ultima occasione della prima frazione, Morgado alza per Jalavitz col sinistro, difficile coordinarsi e trovare lo specchio della porta, 2 secondi e rimesso dal fondo per l'Acqua Sapone, vediamo cosa fa Fiuzza, rilancio lungo cercando De Oliveira che riesce ad agganciare, ma suona la sirena, il primo tempo termina 2-1 in favore
dell'Acqua Sapone, il vantaggio trovato da Ercolessi, poi il raddoppio di Lima, accorciato le distanze Jelavez. Andiamo a bordo campo da Francesco Corda con Marco Ercolessi. Francesco. Allora Marco, due gol vostri in 26 secondi, tu subito a segno con la tua nuova squadra, avete preso gol forse nel momento meno indicato, è un derby ancora aperto. Sì, sicuramente sapevamo che la prima partita, un derby e tutto, era complicata. Siamo stati bravi a sbloccarla velocemente, però sapevamo che comunque non è che la partita fosse finita, perché ovviamente essendo un derby, essendo la prima partita, loro vogliono dimostrare il loro valore e quindi sicuramente sarà sofferta fino alla fine. Perfetto, grazie, ci vediamo per il secondo tempo con Marco Ercolessi e gli altri protagonisti di Acqua e Sapone Civitella. La linea torna a Matteo Santi. E allora ricordiamo solamente il parziale di questa prima frazione di gioco a riposo. Si va con l'Acqua e Sapone in vantaggio 2-1 sul Civitella. Ci sentiamo fra qualche minuto con l'inizio del secondo tempo. Ancora qualche istante al Palla Santa Filomena e comincerà il secondo tempo di questa prima partita della stagione 2018-2019 per quello che riguarda la Serie A Planet Win 365, il derby d'Abruzzo. Alla ripresa delle operazioni l'Acqua Sapone comanda per 2-1 sul Civitella. Fischio da parte del direttore di gara, comincia in questo istante il secondo tempo. Come detto, si riparte dal 2-1 in favore dei campioni d'Italia in carica, però a spingere subito il Civitella Color Max Sickens con Titone in fascia, chiuso bene da Marco Ercolessi che poi accompagna il pallone terminare la propria corsa sul fondo. Riparte con chiusa fra i pali Lima, Ercolessi, Murilo e De Oliveira, l'Acqua e Sapone, Mazzocchetti, Titone, Jelavic, Fabinho e Morgado. Il Civitella che prova ad andare ancora, qui Fabinho non riesce a trovare l'appoggio per Morgado, De Oliveira, Lima. Profondo per De Oliveira, contrastato bene da Jefferson Titon. Murilo. Ercolessi. De Oliveira. Murilo. Lima. De Oliveira attende rimorchio di Ercolessi. Ecco la sovrapposizione, Ercolessi prova a mettere dentro. Jelavic controlla, rimessa dal fondo, ultimo tocco di Marco Ercolessi. Oltre 100 presenze per lui con la maglia della nazionale italiana. È stato il primo italiano, diciamo non oriundo, a raggiungere le 100 presenze con la maglia dell'Italia. De Oliveira. Lima. Murilo. Passa Murilo, forse un blocco di Ercolessi visto dal direttore di gara. In mezzo al campo Ercolessi aveva bloccato Morgado permettendo a Murilo di scappare via col pallone fra i piedi. Una furbata qui tentata da Ercolessi, l'arbitro se ne è accorto, ha fischiato il blocco, il primo fallo dell'Acqua Sapone in questo secondo tempo. Sempre 2-1, 1 minuto e 20 sul cronometro della ripresa. Jelavic, profondo per Fabinho, destro di Fabinho, e crociare interessante. Al pallone termina la propria corsa sul fondo senza che ci sia una deviazione. Ancora una volta però Fabinho è riuscito a ricevere questo pallone, a svitarsi sul piede preferito, il destro. La conclusione stavolta è terminata sul fondo, De Oliveira per Lima che arriva, rientra, destro centrale, Mazzocchetti allontana, poi Morgado in rimessa laterale. Altra grande giocata dell'Acqua e Sapone, identica a quella che nel primo tempo ha portato al tiro sempre Lima. Era stato il primo tiro della partita, Lima aveva sparato centrale, così come stavolta non è riuscito a trovare la precisione. Pallone alto di Murilo per Ercolessi che ha una mezza idea di calciare, poi cerca la palla su Morgado, nulla di fatto. Jelavic, Titon, passa in fascia su Murilo, si trascina il pallone fuori, non aveva copertura alle sue spalle Murilo, aveva letto bene la situazione di Titon. Il pallone però si è spento largo. Ercolessi, alta la pressione del Civitella, De Oliveira, Ercolessi sterza, trova Murilo in parallela, bella palla per De Oliveira che difende col corpo, termina giù, fischio da parte del direttore di gara, punizione in favore dell'Acqua Sapone, primo fallo commesso dal Civitella allo scoccare all'inizio di questo terzo minuto di secondo tempo. Sempre 2-1, ricordando i gol di Ercolessi e Lima
e quello di Jelavic, arrivati tutti nel primo tempo a Castellapone, che ha lungamente condotto per 2-0 dopo aver imposto il doppio vantaggio nei primi 3 minuti e mezzo dell'incontro. Civitella che un po' alla volta è riuscita a mettere la testa fuori dal guscio e a trovare alla fine il gol che ha accorciato le distanze, che la tiene ancora viva grazie a Tony Jelavic, un gol arrivato a 1 minuto e 15 dall'intervallo. Adesso siamo al secondo di questa ripresa e c'è una punizione in favore dell'Acqua Sapone con Gabriel Lima sul punto di battuta. Occhio al movimento di De Oliveira che cambia di palo, pallone corto per Murillo, controllo e conclusione. De Oliveira non riesce nella deviazione sotto porta, ha allungato la zampa destra, pallone però sul fondo senza il tocco del numero 11 dell'Acqua Sapone. Morgado alza la sfera, Horvat con i suoi centimetri riesce addirittura a stoppare di petto, poi tiene la palla in campo, prova a passare in mezzo a due. Fiuzza, De Oliveira, Murillo, Gabriel Lima, gira da De Oliveira, trova Murillo, ancora Lima, gira a tre l'Acqua Sapone, Ercolessi, De Oliveira si fa vedere da pivot, eccolo servito, prova ad andare col destro, un paio di isolate, non c'è spazio, non glielo concede Jelavic che sta giocando una grande partita. Ercolessi ancora per De Oliveira, si rinnova il duello, c'è un blocco che porta De Oliveira a calciare, bello il velo da parte di Gabriel Lima che ha liberato il movimento di De Oliveira, conclusione sul fondo però da parte del pivot dell'Acqua Sapone, nulla di fatto. Pronti i primi cambi per Tino Perez, arrivato lo scorso anno in corsa all'Acqua Sapone e autore del double Coppa Italia e scudetto. Lima in fascia contro Horvat, Avellino per De Oliveira, fa riuscire, c'è deviazione di Jelavic, fin qui contiene abbastanza bene il Civitella, anche se l'Acqua Sapone continua a menare le danze. Qui il destro di Avellino chiuso, pallone in qualche modo da De Oliveira, fuori da Lima, puntata, non passa sotto le gambe di Coco Schmidt. Allora prova ad andare Horvat, uno contro uno con Murillo, prova ad andare via il croato, la puntata prova ad aprire lo spazio per la conclusione, nulla di fatto, sfera sul fondo. Fiuzza, Bertoni appena rientrato, corto da Calderoli, bellissima palla per Avellino, controlla l'ex Castellatina. Arrivato giovanissimo a Latina, in Italia, Lucio Avellino. Ha fatto tutta la scalata dalla Serie B alla Serie A con la maglia nerazzurra. Nel frattempo Fiuzza riesce a smanacciare di testa su Horvat. Poi Bertoni, siamo già dall'altra parte, allarga il gioco. Avellino, taglio di Calderoli, conclusione fra le braccia di Mazzocchetti. Dodò Correia, mezza linea Horvat, bene per Coco Schmidt di prima attenzione. Titon si abbassa l'Acqua Sapone a metà campo, il pallone per Horvat, arriva Murillo, difende col corpo il croato, va Coco per Correia, nuovamente dietro da Coco Schmidt. Horvat va sul sinistro, finta di calciare, poi ricomincia all'indietro da Coco. Dodò addosso a Bertoni, eccolo qui l'altro Coco, si tratta di Coco Wellington, buttato nella mischia in questo secondo tempo da Tino Perez. Lo vediamo con una vistosa fasciatura, un vistoso taping al ginocchio destro. Titon nel frattempo va dentro e Fiuzza devia un calcio d'angolo, accelerazione da parte di Jefferson Titon, ha lasciato sul posto l'avversario, è riuscito a calciare ma Fiuzza non si è fatto ipnotizzare. Angolo di Coco, ancora per Dodò Correia, chiude l'Acqua Sapone che adesso soffre un pochino. Sempre Dodò, Coco rimane fraccobollato a lui, concede solo un altro calcio d'angolo, 4 e mezzo sul cronometro della ripresa. Pallone fuori per Dodò Correia, Horvat non trova Coco, poi ancora Matei Horvat, va Alex Milano, passa su Bertoni, grande giocata, la puntata col mancino e Luan Felipe Fiuzza, 20 anni, classe 98, sventa ancora una volta
l'ex portiere pescato dal caos in Brasile. Mazzocchetti, ancora Horvat, buona parte della partita per il Civitella. Il rimorchio di Titon chiude l'acqua e sapone, che prova a ripartire con Avellino. Scappa via, centra, mette palla al piede, gli dà una mano Calderoli, eccolo servito destro di Calderoli. Mazzocchetti in calcio d'angolo. Dal corner Coco Wellington, bisogna asciugare il parquet del Pala Santa Filomena. 5 minuti e 0-3 sul cronometro del secondo tempo, si rimane con lo stesso parziale della prima frazione di gioco. Acqua e sapone avanti 2-1 sul Civitella. Si può giocare Coco, si fa vedere Avellino, fuori Bertoni, deviazione proprio di Avellino, forse con un braccio, non per l'arbitro, è stato proprio Bertoni a centrare Avellino esattamente sulla traiettoria del suo destro dinamitardo. Horvat, grande sponda per Coco Schmidt, che arriva a tutta velocità, tunnel ai danni di Bertoni, ma Calderoli recupera palla, ancora Calderoli, fa tutto da solo, prova una serie di finte, si trascina il pallone fuori, la rimessa in favore del Civitella. Ha sofferto nei primi minuti l'approccio senza pensieri dell'acqua e sapone, ha dovuto rompere il ghiaccio con la Serie A il Civitella. Alla fine è riuscito anche a tornare in partita, si resta 2-1. Bertoni, Avellino, Coco, Calderoli, Coco Wellington, tutto col mancino. Avellino alza la testa, bel cambio di lato, pallone spinto forte, allora Coco Wellington sempre col sinistro. Avellino in fascia contro Horvat, passa, grande giocata di Lucio Avellino, fallo, punizione proprio al limite dell'area, fischiata dal direttore di gara. Si è preso un bel rischio Horvat, è stato letteralmente passato da Lucio Avellino, che ha fatto una grande giocata, ha conquistato un interessantissimo calcio di punizione al limite dell'area, defilato lungo la banda d'attacco di destra, pallone affidato al sinistro di Coco Wellington. Cadilli potrebbe anche pensare di tirare direttamente in porta, ma c'è una batteria di stoccatori davvero notevole per l'acqua e sapone. Bertoni, Avellino e Calderoli pronti a calciare verso la porta, vediamo cosa sceglie Coco Wellington. Fischia il direttore di gara, parte Coco che va in porta, mamma mia, un missile di Coco Wellington, che però non prende lo specchio della porta. Aveva accennato la parata a Mazzocchetti, pallone che è terminato direttamente sul fondo. Va Mazzocchetti, lungo per Fabinho, stop di petto, Coco si rifugia dietro da Fiusa, lancio lungo, Bertoni prova a lanciarsi contro Morgado, l'ultimo tocco è proprio di Edgar Bertoni, rimessa in favore del Civitella. Jelavitz, Coco Schmidt, Fabinho, Jelavitz attaccato da Bertoni che fa valere il fisico, poi pallone riciclato da Calderoli che imbuca subito per Coco, che riesce in qualche modo a fare sponda. Allora ancora acqua e sapone, Bertoni rientra, cambio di lato, Avellino, sempre Bertoni, corto da Coco Wellington, palla alle spalle di Fabinho per Bertoni, che prova a far esplodere il destro, colpisce male, sfera sul fondo, Mazzocchetti deve liberarsi del pallone entro 4 secondi, non ci riesce, Morgado perde il pallone, allora ancora acqua e sapone che insiste, il pallone buono di Avellino per Bertoni, che non ci ha creduto, bella linea inventata qui da Avellino, sfera sul fondo, lo stesso Luciano Avellino va a sedersi in panchina, perché rientra al suo posto Murilo, acqua e sapone che nel frattempo recupera un altro pallone alto, Bertoni sinistro dentro in qualche modo, Mazzocchetti lo ritrova, poi rilancia dall'altra parte con Murillo che va a chiudere su Fabinho. Coco Schmidt, Fabinho,
L'idea era buona per Dudu Morgado, riparte però l'acqua e sapone. Lima. Coco. Calderoli. Lima. C'è spazio per Murilo, ma Zucchetti non rischia la presa, poi Fabinho si complica la vita. Calcio d'angolo. Pallone fuori, Gabriel Lima, addosso ancora a Dudu Morgado. 7:15 sul cronometro della ripresa. Arretra qualche passo Coco Wellington per la battuta della rimessa laterale. Si fa vedere Lima, il pallone invece è dentro per Calderoli. Chiude il Civitella. A questo pone che però recupera subito palla. Coco per Murilo. Murilo da Calderoli. Ha un po' di spazio, pensa al destro, in buca. Non passa il pallone, chiude bene Morgado. Coco Wellington, fallo forse di Fabinho, palla lontana su Coco. Tutto regolare per gli arbitri. E allora Coco passa col sinistro, allarga ancora per Calderoli, lungo la banda. Il pallone è uscito Murilo, molto profondo, in mezzo alle linee, riceve questo pallone. Viene fatto riuscire da Gabriel Lima, che cerca un appoggio, scappa all'indietro l'acqua e sapone. Murilo con estrema pazienza, con estrema calma. Va da Coco Wellington, in parallela il movimento di Gabriel Lima, che sbuca alle spalle di Jelavic, prova ad andare Lima. Si ferma all'altezza del calcio d'angolo, con questa corner. 8 minuti, 2-1. Stesso punteggio con il quale si è andati all'intervallo. Angolo di Coco Wellington, il giro prima di Lima. Poi il pallone fuori per Calderoli, difficile l'aggancio. Arriva Murilo che si rifugia dietro da Fiuzza. Ottimo l'esordio fin qui del portiere, classe 98 dell'Acqua Sapone, che quest'oggi sostituisce Stefano Mammarella ai box per un problema al collo del piede, tenuto a riposo precauzionale da Tino Perez in vista della Champions. Nel frattempo Fabinho proprio contro Fiuzza, stavolta è battuto, ci pensa Lima sulla riga di porta a sventare il gol del pareggio. Poi guida la transizione proprio Lima, si allarga lungo la banda Murilo, si fa vedere D'Oliveira. Murilo studia il surplus, conclusione da parte di D'Oliveira, pallone sul fondo, sempre 2-1, 11:30 alla fine dell'incontro. Cambia tutti gli interpreti il Civitella. Titon, Dodò Correia, bene per Horvat, si allarga Correia, il pallone per Morgado. Titon, Horvat, arriva su di lui Murilo, difende palla col corpo il croato che cerca il pallone per Correia, nulla di fatto. Cuzzolino ripulisce alla grandissima per Murilo, di ritorno da Cuzzolino che si impegna, tiene il pallone in campo, ma non è il suo piede forte, non riesce ad arrivare col tempo giusto sul tracciante di Murilo. E allora ancora Civitella, Titon in buca, Dodò Correia, bella la sponda per Morgado. Horvat, Titon con un po' di spazio, duello fra numeri 7. Poi Murilo, De Oliveira, arriva Lima, il pallone è leggermente lungo e Lima non riesce a tenerlo in campo. Avellino, De Oliveira, attenzione a De Oliveira, conclusione col destro, ma Zucchetti non se la sente di bloccare, anche perché era veramente una sassata quella di De Oliveira. Angolo Cuzzolino, stavolta il piede è quello buono, ma l'impatto con la sfera non è preciso per l'ex giocatore del Pescara. È andata travagliata quella del Pescara lo scorso anno. Curri, nulla di fatto. Fiuzza, Lima, prova ad abbassare i ritmi l'acqua e sapone. Avellino, Lima, Cuzzolino, De Oliveira, possesso palla lunghissimo, estenuante dell'acqua e sapone. Chiude Titon, arriva De Oliveira che passa, De Oliveira, De Oliveira sinistro, chiude Giuseppe Curri su Giulio De Oliveira. Ottima occasione per l'acqua e sapone in ripartenza, ha braccato palla De Oliveira che ha fatto tutto da solo, c'era Cuzzolino sul secondo palo, ha cercato
di far partire il sinistro, non c'è riuscito, ora riceve spalle alla porta, perde l'impatto con la sfera e allora Horvat, Titon, prova a ragionare Titon, in isolamento contro Lima, fa riuscire da Curri, Dodò Correia, pressione forte di Avellino, costretto a scappare là indietro Correia, si rifugia da Mazzocchetti, non sa bene cosa fare di questo pallone, allora per non rischiare troppo lo getta in rimessa laterale. Siamo entrati nella seconda metà di questa ripresa, 9.36 alla fine dell'incontro, 2-1 sempre per l'Acqua e Sapone, punteggio bloccato, partita tesa in questo momento con l'Acqua e Sapone che prova a gestire i ritmi della sfida e Civitella che attende Sornione di provare a sfruttare una ripartenza. Limita al limite, Gabriel Lima sul fondo, grande occasione, movimento splendido quello di Lima in mezzo alle linee che con uno scarico è riuscito a liberarsi della marcatura dell'avversario, controllo e conclusione tutto col destro, lamentava un tocco forse di Mazzocchetti che non è arrivato secondo il direttore di gara. Horvat forse con una mano, sì, stavolta c'è. Lima, Cuzzolino addosso a Giuseppe Curri. Sempre Leandro Cuzzolino, ultimo tocco, vediamo un po', di un difensore del Civitella, credo Dodò Correia, in anticipo su Calderoli, altro calcio d'angolo per l'Acqua e Sapone che vuole provare a scrollarsi di dosso il Civitella andando alla ricerca del gol del 3-1, ma la squadra di Palucci resta letteralmente incollata ai campioni d'Italia in carica. Matteo pronto a entrare di nuovo sul parquet Edgar Bertoni qui alla nostra destra. Prova a fidarsi all'esperienza del 6 volte campione d'Italia Tino Perez, si riparte con il calcio d'angolo affidato a Leandro Cuzzolino, a questa buona in questo momento in campo con Avellino, Calderoli e Lima, parte Cuzzolino, buona palla per Lima, stop e conclusione strepitosa, coordinazione di Gabriel Lima che con il sinistro impatta sulla traversa, il pallone è sul fondo, ma azione veramente di una classe cristallina quella di Gabriel Lima, stop di petto e mancino volante, sfortunato solamente nel difetto di precisione. Calderoli, Cuzzolino dentro per Bertoni, balla la fase difensiva del Civitella, si tratta credo di rimessa laterale, non rimessa al fondo in favore degli ospiti. Civitella che giocherà qui al Pala Santa Filomena alle gare interne di questa stagione, è rimessa dal fondo invece. Allora Mazzocchetti va da Horvat che prova a girarsi, Jefferson Titon rientra, scarta su Cuzzolino, occhio al suono contro uno, cerca addirittura un tunnel ai danni di Cuzzolino. Avellino, Calderoli, giù Horvat in mezzo al campo, lamenta un impatto sulla caviglia, evidentemente c'è stato un contatto a palla lontana, termina giù Horvat, non c'è fallo però per gli arbitri. Piuttosto animate nel frattempo le discussioni lungo la panchina del Civitella, Francesco Corda a bordo campo. Sì Matteo, Palucci sta discutendo con Titon che prima di uscire ha dato un pallone per linee orizzontali sanguinoso e già quando era sul parquet gli ha urlato sicuro sicuro, quelle palle lì le devi dare quando sei sicuro dell'appoggio. Cuzzolino dentro per Calderoli che parte alle spalle di Horvat, cerca in mezzo Bertoni che si va a coordinare, chiude però Coco Schmidt. Mazzocchetti, impresa alta, va da Jelavitz. Horvat contro Avellino, difende palla Mattei Horvat, si aggiusta però troppo con le mani Avellino e allora punizione, secondo fallo dell'Acqua Sapone in questa ripresa, a quota 3 il Civitella, 8 minuti e 06 alla fine, il punteggio vede sempre l'Acqua Sapone avanti solamente di una rete contro il neopromosso Civitella, 2-1 vale fin qui il punteggio maturato al termine della prima frazione di gioco. Poco fa grande occasione per l'Acqua Sapone con Gabriel Lima che ha colpito la traversa, un mancino di rara bellezza su uno stop di petto volante, punteggio che non ne vuole sapere di sbloccarsi questa ripresa. Bertoni sbaglia una volta tanto un passaggio Edgar Bertoni,
Rimessa laterale affidata a Dodò Correia. Jelavitz, Coco Schmidt, Correia, la veloce in avanti per Fabinho che si nasconde alle spalle di Murillo. E allora Bertoni, Cuzzolino rientra sul piede forte e sinistro, ma Coco Schmidt in scivolata gli dice di no. Calcio d'angolo per l'acqua e sapone. Bertoni uno contro uno con Fabinho, cerca spazio per andare da Calderoli, altro sinistro addosso a Correia, ultimo tocco di Calderoli, rimessa laterale in favore del Civitella. Correia lungo per Fabinho, un po' stanco forse dopo un grande primo tempo Fabinho, adesso fa fatica contro Murillo nel ricevere il pallone da pivot. Lo stesso Murillo va a agganciare, ma Morgado gli strappa palla. Morgado vede con la coda dell'occhio Fabinho contro Cuzzolino, cerca ma non trova Coco Schmidt, si chiude l'acqua e sapone. E allora Murillo ripulisce il pallone per Cuzzolino che può spingere lungo la banda per Jelavitz. Cambio di lato per Calderoli, rientra sul destro, parallela, grande palla per Cuzzolino che incrocia col sinistro il pallone sul fondo. Poi vola il cambio, Cuzzolino, torna Coco Wellington che questo secondo tempo è rientrato nelle rotazioni di Tino Perez dopo essere stato in panchina per tutta la prima frazione. Qui Jelavitz prova a fare tutto da solo, chiude proprio Coco, rimessa laterale per il Civitella. Jelavitz profondo per Fabinho, ma Murillo sta vincendo tutti i duelli di questa ripresa con Fabinho, gli strappa un altro pallone. Coco bene in mezzo alle linee per Bertoni, sovrapposizione Murillo, si pestano un po' i piedi due, alla fine devi a Morgado, rimessa per l'acqua e sapone. Bertoni per Coco Wellington, nel cerchio di centrocampo, alza la testa col sinistro, trova De Oliveira, grande sponda di testa, Bertoni in ritardo, poi Coco Schmidt controlla male il pallone in qualche modo in parallela, finisce da Morgado, per poco non ci prende qui sopra in tribuna, ci ha fatto il capello il pallone, ma nulla di fatto. Rimessa laterale in favore del Civitella che torna a farsi vedere in avanti, 6 minuti e mezzo alla fine della partita, sempre 2-1, grande tensione in questa prima partita del campionato, questo anticipo del giovedì sera. Morgado, Jelavitz, Fabinho, Jelavitz, pressione forte di Oliveira, allora Jelavitz dietro da Mazzocchetti, calza la testa e lancia cercando Fabinho, tocca di testa, chiusa. Murillo, Lima, De Oliveira, Lima, trova Coco Wellington, ancora Lima, palla alta per Coco, difficile, complicato, chiede scusa Lima, rimessa per il Civitella, 5 minuti e 50 alla fine. Nella seconda giornata di campionato l'acqua e sapone se la vedrà con il Latina, mentre il Civitella ospiterà il Real Rieti, mentre da domani si proseguirà con la prima giornata di campionato, 3 partite tutte in diretta su PMG Sport Futsal. Attenzione al Civitella che si lancia in avanti, il pallone per Fabinho che cerca una sponda, arriva Murillo, forse un fallo, sì, fischio da parte del direttore di gara, terzo fallo commesso dall'acqua e sapone in questa ripresa, punizione molto interessante per il Civitella. Diciamo domani 3 partite in diretta su PMG Sport Futsal, Fel di Eboli Augusta, Meda Catania, Camedosson e Ital Service Pesaro Fano contro Lynx Latina. Sabato invece in diretta su Sport Italia Arzignano, Lolo Caffè Napoli e infine il Monday Night Real Rieti contro Lazio, punizione per il Civitella sul punto di battuta, Coco Schmidt, vediamo che si inventa il numero 18, pallone dentro, Fiuzza ben piazzato, gran figura quest'oggi da parte dell'esordiente Fiuzza con la maglia dell'acqua e sapone, buttato nella mischia da Tino Perez, si era ben distinto anche nel precampionato, lo avevamo intravisto nel Memorial Pietro Paoli a Rieti, aveva letteralmente parato tutto contro la squadra sabina. Qui Fabinho rimbalza letteralmente addosso a De Oliveira, poi in angolo Coco, ancora per De Oliveira, l'acqua e sapone ancora vicino al gol del 3-1, stavolta non trova il bersaglio grosso De Oliveira, 5 minuti e 23 alla fine, grande occasione per il Brocador. Matteo, sono praticamente saltate tutte e due le panchine, l'acqua e sapone per la disperazione, aveva visto la palla in gol Perez e il Civitella per il pericolo scampato, davvero vicino al tris Giulio De Oliveira.
scuote la testa il Brocador alla ricerca del primo gol stagionale. Chissà che fra qualche minuto Palucci non si voglia giocare anche il portiere di movimento. Eventualmente Francesco Corda ce lo segnalerà tempestivamente lungo la panchina del Civitella. Si riparte però a 5 minuti e mezzo dalla fine con la rimessa dal fondo affidata a Mazzocchetti, che va a lungo cercando ma non trovando Jelavez, che riesce a fare sì una sponda di testa ma non a controllare questo pallone, ben contrastato da Gabriel Lima. Torna in possesso di palla l'Acqua e Sapone, che vuole cominciare con una vittoria anche in vista del main round di Champions League, che la vedrà impegnata ad inizio ottobre a Cipro. Attenzione a De Oliveira, allarga per Lima, altro tracciante in mezzo, cerca il movimento di Aveglino che è un po' in ritardo. L'Acqua e Sapone sta difettando un po' di precisione proprio sotto porta, e allora Civitella che resta incollato alla partita. Mazzocchetti, Tony Jelavic, 5 minuti alla fine. Bel break di Coco Wellington che spara al sinistro. Coco Wellington a 5 minuti dalla fine dell'incontro. L'Acqua e Sapone trova il gol del 3-1 tanto ricercato, lo va a segnare Coco Wellington con un grande break in mezzo al campo, fa tutto da solo, si mette in proprio, approfitta del 3-2, fulmina Mazzocchetti che rimane immobile al centro della porta. L'Acqua e Sapone trova il gol del 3-1. Nuovo doppio vantaggio dunque per i campioni d'Italia in carica. Attenzione però a Titon, subito davanti, miracolo da parte di Fiuzza che a mano aperta dice no al destro di Jefferson Titon. Bella partita al Pala Santa Filomena. Horvat per Tony Jelavic, tocca Veino, entrambe le squadre in trance agonistica. Poco fa super parata di Fiuzza che ha fatto vedere perché lo ha scelto quest'oggi Tino Perez. Paratone a mano aperta sul destro ad uscire di Titon. Horvat raddoppiato da Coco Wellington, Dudu Morgado contro De Oliveira, le finte dell'ex nazionale azzurro. Titon dalla distanza, ancora ad impegnare i riflessi di Fiuzza, vuole battere veloce Morgado, il pallone alto per Jelavic addosso a Gabriel Lima. Reazione d'orgoglio del Civitella. Matteo, era pronta una maglia da portiere in movimento sulla panchina del Civitella, poi rimessa via dallo staff per ora. Si sta vestendo Jelavic con la maglia di portiere in movimento. Abbiamo dato un'occhiata, nel frattempo recupera la palla l'Acqua e Sapone. De Oliveira, Lima, il rimorchio splendido sul terzo uomo di Aveglino. Morgado con una mano, calcio di rigore per l'Acqua e Sapone e cartellino giallo per Dudu Morgado. E attenzione perché questo potrebbe essere il momento decisivo della partita, calcio di rigore per l'Acqua e Sapone che dopo il gol del 3-1 si è rigettata in avanti. Grande ripartenza, strepitosa la palla di Lima per l'arrivo di Aveglino a rimorchio, ha provato in maniera disperata Morgado a salvare, ha colpito con una mano, nessuna esitazione per il direttore di gara. Calcio di rigore per l'Acqua e Sapone, sul dischetto va Giulio De Oliveira mentre l'arbitro va a dare le ultime indicazioni a Mazzocchetti prima del tiro dai 6 metri di De Oliveira che cerca così il primo gol in campionato. De Oliveira sotto l'incrocio dei pali, più 3 per l'Acqua e Sapone, 4-1. Andiamo a bordo campo da Francesco Corda, probabilmente subito portiere di movimento per il Civitella. Infatti è così, e Jelavic è pronto a entrare con la maglia di portiere in movimento, ce l'aveva pronta già da qualche secondo quando il punteggio vedeva le due squadre ancora sul 3-1. È arrivato poi il calcio di rigore con De Oliveira che ha allungato al massimo vantaggio per l'Acqua e Sapone, 4-1, risultato quasi al sicuro, ma mai dire mai nel calcio a 5, perché il portiere di movimento è un'arma che può permettere a qualsiasi squadra di rientrare in partita. E vediamo se il Civitella riesce in questo mezzo miracolo nel recuperare 3 gol all'Acqua e Sapone negli ultimi 3 minuti, negli ultimi 4 minuti di partita. Jelavic, Morgado al girare da ultimo, poi la piramide composta da Coco Schmidt, Dodò Correia, Fabinho e Tony Jelavic. Dodò, Morgado, cambio di lato,
Fabinho, ancora per Morgado, a Questapone che difende 2-2, poi adatta 1-2-1, Calderolli, Ercolessi, Lima e Murillo, tutti i nazionali italiani. Fabinho, Morgado di tocco al volo per Jelavez, di ritorno da Dudu Morgado, cambio di lato Coco Schmidt, Morgado in buca, mamma mia Fiuzza, una parata clamorosa di Felipe Fiuzza su Fabinho, non sa neanche lui come ha detto di no al numero 9 del Civitella con una parata strepitosa. Si rimane 4-1. Morgado che aveva dato veramente un cioccolatino a Fabinho, poi sul secondo palo ancora lui, sempre Fabinho sull'assist di Jelavic, rischia l'acqua e sapone, ma Fabinho da due passi spara sull'esterno della rete. Che rischio preso dalla squadra di Tino Perez. Fabinho prova ad andare al recupero del pallone, adesso sale anche il tono agonistico dell'incontro, si lotta su ogni pallone, rimessa laterale in favore dell'acqua e sapone. 2.57 alla fine, l'acqua e sapone ha rischiato tantissimo, ma Fiuzza ci ha messo una grandissima pezza sul tiro di Fabinho, in particolare una parata straordinaria del classe 98, che sta veramente giustificando la scelta di Tino Perez di buttarlo nella mischia in questa prima giornata del campionato. Matteo, scusami, l'acqua e sapone ha chiesto time out al primo possesso, sospensione di un minuto. Evidentemente non soddisfatto Tino Perez della difesa del portiere di movimento dell'acqua e sapone, vuole aggiustare sicuramente qualcosa in diagonale, c'è libero Fabinho, non lo vede Jelavic, Morgado va da Dodò Correia, crea un lato forte il Civitella, Jelavic, Morgado, Fabinho ancora per Morgado, dall'altro lato si libera Coco Schmidt, eccolo servito, si ricomincia da Morgado, schiacciata l'acqua e sapone, il pallone in angolo, Correia, Ercolessi, ben piazzato, 2 minuti alla fine, sempre 4-1, scorrono i secondi e questo va tutto a vantaggio dell'acqua e sapone, che come abbiamo sentito ha chiesto time out. Dodò chiama a giro Gabriel Lima, leggendo la situazione tattica del Civitella, Morgado, Fabinho ci spiega un po' sul pallone, poi la deviazione, Fiuzza ha una mezz'aria di calciare, poi saggiamente trova tutto libero Calderolli, che prova a lanciarsi palla al piede, recupera bene Jelavic, Morgado non può ridare palla a Jelavic, rimessa laterale per l'acqua e sapone, dovrebbe esserci time out, eccolo qui, lo andiamo a sentire sulla panchina dell'acqua e sapone con il nostro Francesco Corda a bordo campo, vediamo quali aggiustamenti vorrà fare Tino Perez durante questo minuto di sospensione tecnica. Ora entra Edgar por Lima e Lucho por por Murillo. Atender, cuando la pala va aquí, yo me quedo aquí en el centro, este tiene que bajar más y este se queda en el medio, pero si la pala va aquí tengo que salir un poquito más, a 12 metros, este sube, correcto, bueno pues mejor, pero la pala no puede entrar directa de Dudú aquí y aquí, tengo que cerrar un poco, ¿vale? Cuando la pala viene así, yo vengo y este está muy dentro, puedo cerrar un poco más, puedo ir más cerca, Lucho, si está abierto no. Cierro el centro y el segundo. Y cuando la pala cuá, este segundo palo y este al medio. Dime. Luis está cuá. Dele volte, Luis está cuá. Sí. Ellos están estreto, arriba la pala directa. Puedes ayudar ahí, pero si tú puedes ayudar. Y luego ritorna. Prima yo largato para ayudar y lui è andato cuá. Mejor, mejor, pero viene a tierra. Matteo, dentro Bertoni e Avellino per Lima e Murillo. Ha chiesto più attenzione sulle imbucate di Morgado, se ho capito bene lo spagnolo. Esattamente, e allora acqua e sapone che prova col possesso, ha cambiato un paio di interpreti sul portiere di movimento, situazione molto dispendiosa dal punto di vista fisica per quello che riguarda la fase difensiva. Nel frattempo si lancia Morgado, Fiuzza stavolta non è perfetto, il pallone si impenna, Fabinho cerca una sponda, ancora Fiuzza a chiudere, 1:20 alla fine, stiamo andando verso la fine di questo incontro con l'acqua e sapone che adesso respira un attimo, avanti 4-1, si fa veramente durissima per il Civitella a cercare in questo momento la rimonta. Civitella che non ha affatto sfigurato in questo incontro al cospetto della squadra campione d'Italia in carica. Morgado in mezzo alla linea, bene per Coco, pallone per Fabinho, cambio di lato per Jelavic, raggruppa però bene l'acqua e sapone, e allora Morgado va da Fabinho, risponde da Coco, 60 secondi alla fine, Fabinho dentro, Fiuzza è sempre presente, comincia l'ultimo minuto, Avellino calcia il pallone sul fondo con la porta vuota, l'arbitro aveva dato un iniziale vantaggio che a mio modo di vedere si era anche concretizzato,
fischio da parte però del direttore di gara, quinto fallo del Civitella, cartellino giallo per Toni Jelavic lungo la panchina del Civitella. Sì, protestavano perché il vantaggio secondo loro si era concretizzato con il tiro che poi non è andato a buon fine, ma l'arbitro l'ha ammonito. Jelavic che si è anche accusato del gol di Coco per quell'imbucata forzata in occasione del terzo gol, Matteo, ha chiesto scusa ai suoi compagni. Bertoni lungo, De Oliveira, Fabinho, Morgado dietro da Mazzocchetti, lancio lungo, Fiuzza, uno dei migliori sicuramente dell'Acqua e Sapone, grande esordio del portiere brasiliano, Ercolessi, scappa all'indietro col pallone fra i piedi, cambia giro, trova Bertoni, pallone uscito, rimessa laterale per il Civitella che insiste fino alla fine, vuole rendere meno amaro il parziale e rimette il portiere in movimento, sempre il croato Toni Jelavic con la maglia numero 6 a fare il portiere di movimento. Morgado, Jelavic, 30 secondi alla fine, Morgado cerca la forzatura, l'imbucata, nulla di fatto, deve girare più veloce palla sicuramente il Civitella. Morgado in buca dentro, Bertoni chiude, poi col destro Bertoni, anzi col sinistro, il pallone è sul fondo, nulla di fatto, non si amplia il parziale a 15 secondi dalla fine della partita. Jelavic rimette in gioco il pallone, lo fa a lungo cercando il movimento di Fabinho alle spalle di Bertoni, aggancia Fabinho, si gira su Bertoni, termina giù, tutto regolare, allora Fiuzza sparacchia a lungo, il pallone è sul fondo, mancano 7 secondi alla fine, scorrono i titoli di coda dunque sulla partita. Civitella va a rilancio lungo con Jelavic, anzi va corto. Dodò Correia dice che può bastare così. La prima partita vede l'Acqua e Sapone battere 4-1 il Civitella. Dunque comincia con i tre punti la squadra di Tino Perez, campione d'Italia in carica. Onore però a un grande Civitella che ha reso la vita molto complicata all'Acqua e Sapone, che è riuscita a compiere lo strappo decisivo solamente nel finale di questa partita. Civitella che andrà a far visita, anzi ospiterà il Real Rieti nel prossimo incontro sabato prossimo alle 18.30 proprio qui al Pala Santa Filomena di Chieti. Acqua e Sapone che con ogni probabilità rinvierà il suo incontro con la Lynx Latina per quello che riguarda la seconda giornata di campionato. Terzo tempo, saluto finale fra le due squadre, tra pochi istanti andremo a bordo campo da Francesco Corda con un ospite. A me non resta che ricordarvi il proseguo della prima giornata, domani Feldi Ebuli Augusta, Meta Catania Came d'Osson e Ital Service Pesarofano Lynx Latina alle 20.30 i primi due match, alle 20.45 il match del Pesaro con il Latina, poi sabato Arzignano Lollo Caffè Napoli e lunedì Real Rieti Lazio, il derby laziale al Pala Malfatti di Rieti. L'Acqua Sapone a centrocampo a prendersi gli applausi meritati del Pala Santa Filomena. Non è mai facile cominciare con il piede giusto alla stagione, lo ha fatto alla grande la squadra campione d'Italia che ha controllato il ritmo dell'incontro, ma onore come abbiamo detto al Civitella che ha reso cara la vita all'Acqua Sapone a bordo campo proprio con mister Palucci, con Francesco Corda. Allora Saverio Palucci, allenatore del Civitella, ti dico come l'ho vista io, era la vostra prima partita in Serie A, da fuori non sembrava. Oddio, ti devo dire la verità, abbiamo pagato forse i primi 5 minuti di inesperienza, ci hanno tremato un po' le gambe i primi 5 minuti, poi siamo entrati in partita, la verità forse penso che meritavamo di più per l'impegno, per la voglia che ci hanno messo i ragazzi. Io so di avere una squadra forte, quindi non ci dobbiamo accontentare, non ci possiamo accontentare di aver perso, che alla fine il risultato è 4-1. Dobbiamo migliorare, dobbiamo continuare a lavorare e migliorare. Dovete migliorare, forse è un risultato però troppo pesante che vi penalizza oltre i vostri demeriti. Oggi hai citato quella sbandata iniziale, quei due gol presi in 26 secondi, però siete rimasti aggrappati alla partita. Sì, sì, no, per l'amor di Dio, questo nessuno lo discute. C'è tutto, ci sta l'emozione, c'è che giocavamo contro la squadra più forte d'Italia. Secondo me possiamo migliorare e arrivare a giocarcela con tutti. Perfetto, ringrazio Saverio Palucci, lo rimando dai suoi ragazzi.
Vediamo Matteo, scusami, se riusciamo a portare anche un protagonista dell'acqua e sapone. Prova a prendere Gabriel Lima, se lo troviamo. Sì, nel frattempo Francesco, ricordo a tutti i nostri utenti di collegarsi e di mettere un like alla nuova pagina del Calcio a 5 italiano, la nuova pagina, la nuova casa del futsal italiano, PMG Sport Futsal. Siete stati in tantissimi quest'oggi a seguire la nostra diretta sia su PMG Sport Futsal che su Repubblica.it. Tutte le partite del campionato italiano andranno in diretta su questa pagina. Nel frattempo Francesco Corda ha un ospite gradito, il capitano della nazionale italiana, Gabriel Lima, a bordo campo con lui. Sì, Gabriel Lima, capitano della nazionale italiana. Allora, un esordio, era un derby, se si legge il risultato 4-1 sembra tutto facile, non è stato così in realtà. No, chi conosce il calcio a 5 poteva immaginare una partita del genere. Noi ci alleniamo spesso quasi insieme, è molto sentito il derby e loro hanno una grande squadra, una grande difesa, ci hanno messo le cose molto complicate, però noi siamo stati bravi a fare il terzo gol che era fondamentale, una grande vittoria che ci voleva per poi andare in Cipro la prossima settimana. Senti, una curiosità, ho visto nel primo tempo un paio di volte che avete preso la lavagnetta sia tu sia Murilo, la seconda volta è intervenuto anche Tino Perez, una scena che non si vede tanto spesso. No, beh, il mister è quello che dà la parola finale, ma noi siamo un gruppo, loro hanno una difesa particolare, no, a uomo, e quindi ci sono degli schemi che cerchiamo di fare per cercare la via del gol, ma niente di che. Hai citato la Champions, lunedì si parte per Cipro, questo main round, volete fortemente la qualificazione, siete una squadra costruita per andare avanti anche nella Futsal Champions League. No, tu hai detto bene, la squadra è costruita per andare avanti il più possibile su tutti i fronti, la Champions, passare il turno è un obiettivo e non sarà per niente facile, perché sappiamo che ogni anno le squadre si rinforzano, noi non conosciamo tanto le tre squadre che giocheremo, quindi è una difficoltà in più. Però, come hai detto tu, ribadisco, noi dobbiamo andare là per cercare di passare il turno. Senti, l'ultima e ti ringrazio. C'è Mammarella che è un mostro sacro, avete preso Miraglia, però questo Fiuzza non è niente male. No, i portieri che abbiamo, credo che la porta è ben chiusa. Aspettiamo Mammarella, aspettiamo Mirko, e mentre non ci sono loro, ci sono altri grandissimi portieri. Miraglia, uno storico del nostro campionato, e Fiuzza sta lavorando benissimo, ha fatto bene pure oggi, complimenti a lui. È vero, avevo dimenticato anche Casassa. Grazie a Gabriel Lima, la linea torna a Matteo Santi. E allora un in bocca al lupo all'acqua e sapone per il main round di Champions League che giocherà a Cipro la prossima settimana, in bocca al lupo anche al Civitella per il proseguo del campionato. Un ringraziamento anche per Francesco Corda. Vi saluto dal Pala Santa Filomena a tutta, ricordandovi il risultato finale: acqua e sapone batte 4-1 il Civitella in questa prima partita della Serie A 2018-2019.